partecipare in diretta su Non è la radio, chiamalo 06 94 83 6099. Ale. Spazio eventi on air. E rientriamo qui in studio 19:31 in questo momento. Ancora un grazie veramente di cuore a Michele Vitiello che è stato qui con noi a Terza Pagina nonellaradio.it. Bene, allora, rispondendo alla curiosità Cronos, Sille Sandra ci scrive: Cronos potrebbe essere argomento di miti e leggende. Bene, è arrivato il momento di dare il benvenuto alla rubrica pellicole ritratto d'autore. Beh, un mito in persona che io ancora ringrazio qui di intervenire a Terza Pagina. Nicolò. Beh, abbiamo il piacere di avere collegata Edi Angelillo. Ciao, ciao. Buonasera Edi, eccoci qua, benvenuta qui a Terza Pagina. Grazie. Benvenuta, e con te parlare di arte è un piacere, perché possiamo spaziare dal teatro, dal cinema e arrivare fino alla televisione. E questo aspetto così poliedrico, così cangiante del tuo fare arte, a mio avviso è anche un tratto peculiare del tuo essere comunque un personaggio celebre, riconosciuto, no? E riconoscibile, perché è difficile trovare un artista così completa. Ma qual è il tuo cuore, dove batte? Batte per il teatro, per il cinema, per la televisione? Cioè, dove sei nata artisticamente parlando? Partiamo da qua. Io artisticamente parlando sono nata sul set cinematografico di Ratataplan di Maurizio Nichetti, quindi è stato il mio primo lavoro in assoluto, un film che ebbe moltissimo successo, e dopodiché ho cominciato col teatro, ma ho fatto anche tanta televisione. Diciamo che oggi come oggi il mio cuore batte per il teatro, assolutamente, perché è casa mia, e infatti mi manca moltissimo, moltissimo in questo momento. Beh, posso immaginare che l'esperienza post-Covid, soprattutto per chi ama il teatro e per chi fa teatro ad alti livelli, sia veramente demolarizzante il doversi confrontare, sì, con una realtà comunque che ancora non è stata ben descritta, no? No, soprattutto per il teatro, sì. Perché so che i set cinematografici ripartiranno, credo, dopo il 15 di giugno, così come hanno annunciato i teatri, però la maggior parte dei teatri rimarranno chiusi, perché col distanziamento, la sanificazione, il fatto che appunto il teatro privato poi non è molto aiutato a livello economico, molti non apriranno neanche, perché va a finire che ci rimettono dei soldi avendo meno della metà del pubblico, se poi va, ecco, se il pubblico poi decide di andarci. Quindi è un momento, direi, piuttosto pesante. Forse riprenderà qualcosa, credo, non prima di gennaio-febbraio, e parlo dei teatri al chiuso, perché poi quelli in estiva qualcosa si è mosso, insomma, all'aperto, per spettacoli all'aperto. Però io stavo facendo Rugantino, le prove di Rugantino, quando siamo stati bloccati per il coronavirus, e quindi insomma è un grande dispiacere, Io voglio invece cercare di voltare pagina. A proposito di dispiaceri, non parliamo di dispiaceri, ma parliamo invece di piaceri. Hai parlato dei tuoi esordi, un esordio di grande successo, perché poi quel film andò molto bene. E Maurizio Nichetti è un personaggio, è un animale della regia molto particolare, no? Perché è un visionario, è grottesco, è ironico, è nostalgico, e spesso ci prende, come si dice a Roma, no? Spesso riesce veramente a costruire dei grandi capolavori. Ma com'è Maurizio? Se tu dovessi in qualche modo così raccontarci questa esperienza. Maurizio è una persona gentilissima e molto timida, cioè è un uomo molto discreto, insomma lui lavora in punta di piedi. Ed è stato il mio primo lavoro, insomma ero veramente giovane, avevo tipo 18 anni, credo, ma neanche compiuti 18 anni quando ho fatto il film, e era nata come una cosa così della serie: ci si prova a fare questo film, anche perché c'era un budget bassissimo, eccetera. Quando Maurizio mi telefonò per dirmi: Edi, ma lo sai che siamo a Venezia? Hanno preso il film a Venezia. E io ho detto: no, ci posso credere. E da lì, da Venezia, poi è partito, ha avuto un successo incredibile. Era un film, poi, come tu hai detto, visionario, però era stupendo perché era completamente muto, c'era soltanto tipo una parola alla fine del film, ecco. Ma in quell'epoca, in quel periodo, fare un film muto,
che poi ebbe un successo pazzesco, è stata veramente una genialata. Lui è stupendo, senti, proprio nel mio cuore. Parlando appunto di persone geniali, non posso trascurare ovviamente Carlo Verdone, piuttosto che Maurizio Ponzi, piuttosto che Francesco Nuti, che sono sempre persone che hanno avuto a che fare con te e tu hai avuto a che fare con loro. Piuttosto che Alberto Sordi. Appunto, volevo proprio arrivare lì. Non voglio fare una scaletta meritocratica, perché ovviamente risulta molto difficile per un artista, soprattutto che ha navigato nel tempo e nello spazio per tanto tempo, è difficile poter fare una scaletta meritocratica, però una parola su Alberto Sordi mi piace comunque poterla strappare. Guarda, Alberto Sordi, la cosa incredibile è che era esattamente come lo si vedeva al cinema o in televisione, nelle interviste, cioè un vulcano, una persona di una simpatia, di una leggerezza incredibile. Mi prendeva sempre molto in giro, mi chiamava Arita Ewor Benoanti, mi chiamava. Io adesso in romano non lo so parlare bene. Però ci hai dato l'idea, ci hai dato l'idea di quello. Quindi che io mi sono divertita da morire a girare film con anche perché poi si lavorava soltanto il pomeriggio, quindi si dormiva tutta la mattina, eravamo in questo posto a Puntala pazzesco, un hotel della incredibile, piscina, quindi è stata una vacanza per me. Io infatti non potevo credere come sto lavorando, vengo pagata e sono qui in questo posto pazzesco con Alberto Sordi. Quindi no, una persona strepitosa. Verdone è molto gentile, una persona molto carina, ma anche lui molto discreto. E con Francesco invece, con Francesco Nuti, credo di essermi fatta le risate più grandi della mia vita, perché sul set tu non hai idea quante volte dovevamo interrompere la scena perché lui mi faceva gli scherzi, quindi si rideva, si bloccava ogni 3 secondi perché faceva le facce, le cose, insomma. Quindi un delizioso, è nel mio cuore Francesco, per quanto mi sono divertita, per quanto poi era anche quello, Madonna che silenzio c'è stasera, un film molto particolare, molto. Abbiamo parlato di ovviamente di personaggi riconoscibili televisivamente, cinematograficamente, che fanno parte un po' del cuore pulsante del nostro fare arte. Tornando invece al teatro, quanto è difficile oggi fare teatro? Tanto. Tanto, tu però mi hai detto che non vuoi parlare di cose voglio dire, mi auguro che a tanta fatica corrisponda se non altro una grande soddisfazione personale, no? Penso che poi quando nel momento in cui ti confronti con Rugantino, cosa possiamo dire, insomma, voglio dire. È una commedia musicale meravigliosa, forse la più bella che esista, che sia stata mai fatta, perché le musiche di Trovajoli straordinarie, le scenografie, i ballerini, il testo, che poi questa sarebbe stata la terza volta che spero che arrivi prima o poi, certo, perché la prima volta l'ho fatto nel 2005 quando c'era ancora il grande Pietro Garinei, poi l'ho rifatto l'anno scorso con Montesano, sì. E quest'anno avrei dovuto farla con Michele La Ginestra. Esattamente, quindi e niente, Rugantino, che dire, ma io sono sicura che lo riprenderemo, ma sicuramente. Troppo bello. Quindi comunque il teatro è un'emozione incredibile, è casa mia, e riuscire a stare sul palcoscenico e a dare emozioni e riceverle è una cosa che nessun set secondo me potrà mai darti, nella televisione. Assolutamente. Abbiamo un commento. Un altro mondo, ecco, c'è Paola Cipolla, psicoterapeuta medico, che dice: il blocco del coronavirus ha determinato una delle situazioni più deleterie non solo per l'economia, ma anche e soprattutto direi per la dimensione artistica, in particolare il teatro, che soffre e fa soffrire chi come me è cresciuta con questo mondo e questo modo di fare arte. Grazie a tutti, grazie ad attori come Eddie Angelillo, che speriamo torni presto a farci vedere qualcosa di bello della sua arte. Quindi ecco, grazie, questo, bellissimo questo bellissimo. Ce lo dice Paola Cipolla. Ma sì, siamo quelli più tartassati col turismo, anche perché non siamo tutelati, cioè l'attore è visto sempre come un qualcuno che fa un altro lavoro e poi per hobby recita. Non siamo mai, siamo proprio veramente, non dico invisibili, però siamo sempre visti come non dei lavoratori, invece lo siamo, e non parlo soltanto degli attori famosi o degli attori visibili, ma ci sono una marea di attori
le sarte, i tecnici, gli scenografi, tutto quello che ruota intorno al teatro, che sono famiglie, gente che paga l'affitto, paga le tasse, però non siamo tutelati come tutti gli altri lavoratori, e questa è una grande mancanza, una grande lacuna. Sì, anche perché purtroppo accade spesso e soprattutto in Italia, cioè da altre parti abbiamo avuto dei segnali abbastanza precisi dove gli artisti vengono protetti, ecco, la parola che mi viene da dire è proprio la parola protezione, assolutamente, c'è un porto sicuro che li fa vedere. Ecco, ti faccio, noi per concludere siamo soliti fare in questo modo, abbiamo una frase da completare, in questo caso è un sostantivo, è la parola orologio. Ad esempio Riccardo Cancellieri ci dice: l'orologio è l'aspetto spietato del tempo, il tempo è il volo di rondine della speranza. Ecco, poeticamente ha completato così la frase con l'orologio. A te lo stesso compito, Edi, di completare questa frase che tra l'altro si sostanzia di una parola, l'orologio. Se ti dico orologio, che cosa ti viene in mente? Pronto, pronto? Ci sei? Ecco, sì. Sì, sì, guarda, sì. Oddio, mi vengono in mente un miliardo di cose. La prima che ti viene in mente, senza nessun problema, senza rete, ecco. L'orologio, oddio, mi viene in mente la fretta, ecco. La fretta, l'orologio, ecco. Mi fa venire in mente la fretta. Quello che ti abbiamo messo noi per rispondere a questa frase empatica. No, è perché l'orologio mi mette ansia, io non ce l'ho neanche l'orologio, pensa. Al polso, perché non lo guardo mai, perché non però capisco, faccio un tipo di lavoro, insomma, che non è che oddio devo essere alle 8 in ufficio, eccetera, però ecco, l'orologio mi dà un senso di fretta, non lo guardo mai, ecco, questo non so se può essere abbastanza decisamente ci dà un quadro, una cornice perfetta di che cosa sono per te le lancette. Ecco, vedete, oggetti contundenti che possono in qualche modo ferire la tua sensibilità. Beh, è stato veramente un piacere poter parlare con te e ci auguriamo di poterti avere presto nuovamente nostra ospite per raccontarci quello che stai facendo in teatro. Ecco, ce lo auguriamo di tutto cuore. Sì, incrociamo le dita, dai. Un bacione, un abbraccio. Grazie, grazie ad Angelillo di essere stata qui con noi a Terza Pagina, non è radio.it. A presto, Edi. Ciao, ciao, grazie.